fuori. Un urlo che vola nel cielo, vinci per noi. Allora, mister, tanto per cominciare, i riflettori non si sono spenti. Non so se va considerato come un buon auspicio o come un mal auspicio, visto che l'anno scorso si sono spenti e poi abbiamo fatto il campionato che abbiamo fatto. Battute a parte, ti chiedo come hai visto questa prima sgambata dei ragazzi. Hanno fatto quello che gli era stato chiesto. Chiaramente in questo momento le gambe funzionano in maniera relativa e quindi l'unica possibilità di fare un buon allenamento era quella di muovere la palla a grande velocità, a buona velocità, di riprovare le tre o quattro cose che abbiamo fatto in questi 10 giorni, avvantaggiati anche dal fatto che parte della rosa è quella dell'anno scorso e quindi mi sembra che questo l'hanno fatto abbastanza bene. E di buon auspicio che i nuovi e anche i giovanissimi che sono arrivati a noi in questo periodo dalla primavera hanno fatto vedere qualcosa di buono. Per noi questo è importante perché tutti gli anni sappiamo che la missione è anche quella di lanciare dei giovani e quindi mi sembra il materiale a disposizione sia nei giovani sia di buon livello. Ecco, ti chiedo subito allora un giudizio non chiaramente relativo soltanto a stasera ma relativo a questa prima parte di ritiro dei nuovi arrivati, Verdi, Mairo Rui, Ronaldo. Ronaldo penso per il ruolo che fa giocare in questa squadra sia leggermente avvantaggiato perché questa è una squadra che gioca molto sul centrocampista centrale, sul vertice basso, quindi si è ritrovato subito dalla prima apparizione stasera a giocare un numero di palloni impressionanti. È un ragazzo che ha qualità, secondo me è un ragazzo che deve migliorare perché può togliere sicuramente un tocco a tutte le giocate, però ha una buona predisposizione a giocare in verticale e Verdi fa un ruolo chiaramente che è un po' più complicato, ha buoni numeri ma questo si sapeva già e deve imparare ad attaccare maggiormente l'area di rigore avversaria. Senti, rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, come vedi? Cioè, il fatto appunto che il gruppo, il nocciolo duro del gruppo sia rimasto lo stesso, sta avvantaggiando nel lavoro, nel percorso di lavoro? È chiaro, ci sta avvantaggiando, ma è altrettanto chiaro che noi poi abbiamo da sostituire giocatori importantissimi, ruoli importantissimi, quindi il percorso potrebbe anche non essere brevissimo. In questo momento sembra di essere molto più avanti dello stesso periodo dell'anno scorso. Senti, si riparte, l'abbiamo detto, insomma, poi l'abbiamo visto anche stasera, dal 4-3-1-2. Per adesso insomma l'idea è quella. Ah, in questo momento sì, cerchiamo di inserire nuovi nel nostro meccanismo di gioco. Ho detto poi se questo sarà redditizio, se sarà possibile lo tiriamo avanti, se no possiamo cambiare qualcosa, l'importante è che la squadra poi continua a esprimere l'idea e sta esprimendo anche con un altro modulo, questa capacità di palleggio, queste verticalizzazioni improvvise, gli attacchi della profondità quando c'è la possibilità sulla palla scoperta, quindi questo si può fare con tutti i ruoli, quindi vediamo, questo ci avvantaggerebbe molto nell'ingresso nella nuova stagione e quindi se è possibile stiamo cercando di farlo, poi valuteremo se questo sarà l'ideale o meno. Sto facendo un giro di interviste con i tuoi collaboratori perché è giusto anche insomma che venga fuori qualcosa di quello che è il lavoro dietro le quinte perché se lo meritano. Sta venendo fuori da tutti che questa squadra è tornata dalle vacanze veramente bene dal punto di vista fisico? Sì, i valori sono nettamente migliori rispetto all'anno scorso, le vacanze non sono state lunghissime e l'anno scorso hanno fatto un grande lavoro, è una squadra che si è abituata nel corso della stagione a allenarsi a ritmi molto elevati e quindi molto probabilmente sono riusciti a mantenere quella condizione di base che ci avevano l'anno scorso. Ora chiaramente questo si vede solamente in parte perché i carichi di lavoro negli ultimi giorni sono stati abbastanza importanti e quindi ora sono
in un momento di leggero affaticamento, però la condizione base con cui si sono presentati è nettamente meglio. Maccarone e Croce non li hai portati nemmeno in panchina, Levan l'hai tolto dopo metà primo tempo, stanno bene? Faccio un po' il quadro della situazione. Ma no, Levan era programmato sì con dottore, fisioterapisti, preparatore. Croce si è alzato il mal di schiena stamani, l'abbiamo tenuto a riposo, non penso sia nulla importante. Maccarone alle prese con una sciatrice di un vecchio infortunio che quando cari di lavoro sono importanti si fa risentire, ma non penso siano situazioni estremamente gravi o preoccupanti, penso siano tutte situazioni risolvibili nel giro di pochi giorni. Per chiudere, una curiosità, stai guardando come sta nascendo la nuova Serie B, quali sono le squadre secondo te che si stanno rafforzando, quelle che potranno insomma recitare un ruolo importante nel prossimo campionato? Ma sai, io ero molto affezionato quando il mercato si chiude il 15 di luglio e il 16 si andava al ritiro, e in questo mercato mi ci ritrovo veramente poco. È un delirio perché le squadre si radunano con 40-45 giorni di mercato ancora aperto, 50, e questo rende tutto molto difficile, quindi parlare ora di quella che potrà essere la fisionomia della prossima Serie B con 40 giorni di mercato ancora aperto è estremamente difficile. E da primi passi sembra ci siano squadre che si stanno rinforzando molto, è chiaro, è Palermo, Pescara sono le favorite in un campionato che secondo me è falsato dai paracadute, ci hanno le società che retrocedono dalla Serie A e quindi partano con una forza economica quadrupla rispetto alle altre squadre, e quindi i posti per la Serie A sono quasi prenotati dalle retrocesse. Però fra le altre squadre fino a questo momento mi sta impressionando come si sta muovendo la Ternana, una società molto forte dal punto di vista economico, sta prendendo giocatori importanti e che dopo aver fatto un campionato discreto l'anno scorso, perché hanno centrato l'obiettivo della permanenza in categoria con tranquillità, quest'anno penso che abbiano ambizioni molto molto più importanti. Però poi da qui a 2 di settembre le gerarchie, perlomeno quelle di pronostico, potrebbero anche cambiare in maniera completa. Con Mirko Valdifiori, dopo la prima uscita stagionale dell'Empoli 2013-2014 a Montelupo, una sgambata, Mirko, insomma, niente di più, era un test per capire questa prima settimana e mezzo di allenamento che effetto aveva fatto. Sì, sicuramente è un test sicuramente che ti permette di portare in campo quei meccanismi che magari abbiamo provato in questi giorni, anche se siamo solo agli inizi e stiamo lavorando parecchio, abbiamo le gambe imballate, penso che qualche cosa buona sia vista. E niente, ti ripeto, continuiamo a lavorare, adesso dobbiamo pensare a fare fatica, a mettere benzina nelle gambe e poi dopo, ti ripeto, però è anche importante cercare di creare subito i meccanismi giusti, così quando iniziano a girare le gambe dopo le fai anche a velocità alta e sei pronto per giocare le partite che contano. Come stanno andando questi primi giorni di ritiro? Ma c'è da lavorare, sono faticosi, il ritiro se pensi è la parte peggiore e più brutta del calciatore, però fa parte del nostro lavoro, quindi ti ripeto, c'è da lavorare, perché poi dopo c'è un'annata lunghissima come può essere quella della Serie B e quindi è giusto mettere tanta benzina dentro le gambe. C'è da rimboccarsi le maniche, lo stiamo facendo e continueremo a farlo fino al 3 agosto e anche dopo. Senti, manca Vasco, manca Riccardo, ma il gruppo è quello, vi siete ritrovati tutti assieme e quelli dello scorso anno? Sì, il gruppo è quello, il modulo è quello, il mister è quello, quindi sappiamo bene o male il nostro tipo, cioè il nostro modo di giocare qual è. Ci sono arrivati questi 3-4 ragazzi nuovi che si stanno integrando molto bene, sono tre ragazzi giovani, tre ragazzi molto validi che sicuramente faranno parte di un gruppo che anche l'anno scorso è stato un gruppo sano e soprattutto è stato quello che ha fatto la differenza nei momenti di difficoltà. Ci diceva il prof Selmi che da queste vacanze siete rientrati fisicamente tutti bene, insomma avete fatto delle vacanze sane. Sì, i test sono migliorati tutti rispetto all'anno scorso, magari anche l'annata dell'anno scorso si è visto anche sul campo che siamo andati meglio rispetto a quella prima, quindi magari c'era stata anche l'anno scorso a parte del prof una preparazione ottima e quest'anno cerchiamo di ripeterla appunto per essere in forma anche quest'anno. Senti, esulo un po' dal calcio giocato perché se ne abbiamo parlato anche in questi giorni.
la tua compagna sta per darti alla luce una bimba. Come si vive dal ritiro questo momento, visto che non hai contatti forti esterni? Ma ti ripeto, sicuramente già è difficile stare lontano durante il ritiro, ma poi quest'anno è il doppio più difficile, perché appunto è all'ottavo mese, quindi da un giorno all'altro io sono sempre pronto e col telefono acceso, non si sa mai, anche potrebbe nascere anche oggi, anche adesso, capito? Quindi ti ripeto, è dura stare lontano, però so che a casa ci sono io, i miei genitori, i suoi genitori, c'ha le amiche che sicuramente gli stanno dietro, poi adesso devo resistere 2 settimane, poi dopo torno a casa io e attendiamo questo momento che penso sia il più bello della nostra vita e momento indimenticabile, penso. Assolutamente sì, senti, se non te lo chiedo mi uccidono. Mercato, cosa bolle in pentola, c'è qualcosa? Cioè, noi un pochino, Mirko, te la gufiamo, nel senso che vorremmo che tu restassi qua, questo è chiaro. Ma guarda, io ti ringrazio, ti ripeto, adesso io penso ad allenarmi, come ho sempre detto, lì c'è un procuratore che sta facendo, non nascondo che sicuramente il mio sogno è quello di giocare in Serie A, quindi se dovesse arrivare una chiamata sarei ipocrita a dire che non la prenderei al volo, però sicuramente se questa chiamata non dovesse arrivare, io so che qui c'è una società che mi stima, un ambiente che mi stima, che mi vuole bene, e un ambiente, penso che anch'io in questi anni ho dato qualcosa, quindi vediamo un po'. Altro protagonista atteso per la stagione Ventura è Lorenzo Tonelli, che ha tenuto qua a Montelupo a battesimo appunto quest'annata. Si diceva anche con Mirko Valdifiori, insomma, una sgambata è servito per iniziare a carburare, niente più. Sì, è stato un allenamento, diciamo così, servito per vedere un po' i primi ritmi di gioco, per vedere, per testare un po' anche i nuovi arrivi, e siamo andati abbastanza bene, dai. Senti, ha battuto ovviamente, il fatto che hai giocato nel secondo tempo con le riserve è premonitore. No, il mister è stato chiaro, mi ha detto che se voglio giocare quest'anno non devo basarmi su ciò che ho fatto l'anno scorso, ma devo dimostrare ogni anno di che passo sono fatto. Senti, sai Lorenzo che quest'anno per te è un anno importante, hai tanti occhi addosso, è l'anno che dovrà inevitabilmente farti esplodere. Sì, io devo pensare a far bene, a migliorarmi continuamente, poi se ciò mi riuscirà allora si potrà parlare di fare il salto di qualità, se no, come molti mi hanno detto, secondo loro è anche dura che possa giocare anche in questa categoria se non mi applico e se non mi metto a disposizione. Mi sembra un po' esagerata come cosa, però la prendiamo. Mi hanno detto. La prendiamo e la teniamo buona. Sì. Questo gruppo decantato lo scorso anno, questo grande gruppo, è rimasto praticamente intatto e si vede che insomma le alchimie già sono quelle, insomma, riprese dallo scorso anno. Sì, le geometrie sono rimaste. Ci hanno tolto 2 pedine fondamentali come Saponara e Regini, che l'anno scorso ci hanno fatto fare il salto di qualità, la differenza. Però secondo me la società sta lavorando e ha lavorato bene per rimpiazzarli, sono già arrivati dei nuovi ragazzi che secondo me si sono subito integrati bene nel gruppo, sono bravi, quindi ci sono tutte le basi per poter far bene. Raccontaci un po' come sta andando il ritiro anche dal punto di vista di quello che succede quando siete fuori dal campo in albergo. Essendo un bel gruppo, essendo ormai comunque molto uniti tra di noi, c'è più confidenza, quindi si può scherzare facendo magari una battutina in più e quindi c'è più serenità. Ovviamente non c'è il peso ancora del campionato che ti costringe a essere comunque in tensione, tutte queste cose qui, quindi si scherza abbastanza. Si è detto che dobbiamo tirare una riga rispetto allo scorso anno, tenere i ricordi di quello che è successo, però ripartire da zero a testa bassa con umiltà, perché prendo delle parole dette dal presidente, se non abbiamo la cattiveria di una neopromossa rischiamo anche noi, nonostante la rosa che l'Empoli abbia. Sì, anche perché secondo me le altre squadre hanno fatto un buon mercato, si sono rinforzate molto. E noi dobbiamo partire sicuramente con la cattiveria di doverci salvare il prima possibile. Poi, come l'anno scorso, ciò che verrà in più sarà tutto di guadagnato. Però l'obiettivo nostro, secondo me, è quello di salvarsi, perché li si deve alla società, ai tifosi e tutto. Poi, se riusciremo a far bene, si starà a vedere.